Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi vi spiego come impostare il televisore in 4K. Quindi adesso andiamo subito in questa video tutorial veloce veloce e andiamo! Allora, eccoci qua. Prima cosa, premete il tasto home del telecomando di Sky. Andiamo, scorriamo in basso, andiamo su impostazioni. Premiamo ok e andiamo su configura. Premiamo un'altra volta ok. Ci dirigiamo su audio e video. E vedete qui che cosa avete? Avete qui la risoluzione video. La risoluzione video in questo caso, per questo televisore che non è 4K, l'ho impostata a 1080 progressivi. Invece, se voi avete un televisore di ultima generazione 4K o anche HDR, dove bisogna vedere le impostazioni che avete sul televisore, andate a scegliere il tipo di impostazione. Per esempio, se voi mettete questo, premete ok. Il televisore o il decoder ovviamente vi dirà che non è in 4K. Quando è in 4K vi dirà che l'impostazione è esatta. Premete ok e il decoder in automatico andrà a finire in 4K. Un'altra cosa, voi vedrete in 4K, ma non è che vedrete tutte le cose in 4K, soltanto gli eventi che sono disponibili. Quindi, ad esempio, la Formula 1, MotoGP, partite della Champions e altro ancora. Ci sono anche i film adesso in 4K. Ci sarà una dicitura con scritto 4K e il decoder in automatico ve lo fa vedere. Se un evento, ad esempio la Formula 1, quella in 4K e non è stato impostato in automatico, vi apparirà sul fondo sinistro del televisore un bollino verde. Quel bollino verde vi indica di vuoi vedere questo video in 4K? Premete il bollino verde. Il decoder entra in automatico in modalità 4K e vi fa vedere direttamente l'evento in 4K. Quindi, se questo video ti è piaciuto, prima cosa lascia un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e spero che sia stato utile come tutorial e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!